E allora di nuovo un pomeriggio, buon pomeriggio per questa seconda parte del Lugano Champions Trophy edizione 2018. E allora devono ancora finire i gironi con la Roma capolista, ma la sfida delle 13:20 è tra Lugano e Krasnodar. Krasnodar che ha vinto in extremis contro il Malaga 1-0 e quindi ha 3 punti in classifica, Lugano che invece ne ha 2 e deve assolutamente vincere per provare a giocarsi le ultime chance di finale. Ecco dunque i giocatori in campo per il saluto consueto iniziale. Lugano che ha perso contro la Roma, poi ha pareggiato contro il Malaga e pareggiato contro il Chelsea, 0-0 entrambi i risultati. Roma che ha battuto il Chelsea e il Lugano 1-0 e il Malaga 2-0, poi ha pareggiato contro Borussia Dortmund, mentre il Krasnodar ha pareggiato proprio col Borussia Dortmund e ha vinto contro il Malaga. Krasnodar che deve giocare ancora 2 partite, così come il Borussia Dortmund, il Lugano e il Chelsea, una sola invece per la Roma. Raga! Primo pallone per il Lugano. L'ultima blitz! Tranquillo! Brava, use! Use! Cruezio! All'indietro per il portiere Stefano Ferrari, poi Amirzade ancora per Ron Cruezio, poi Ferrari attaccato da Sibirski. Pallone in rimessa laterale in favore del Krasnodar. Si è alzato anche un po' di vento qui a Lugano. Pomeriggio tutto sommato accettabile a livello di temperatura. Ancora Sibirski potrebbe calciare e allarga il pallone per il tentativo con il destro da parte di Khabarov, che però non inquadra lo specchio della porta. E allora Ferrari per Cruezio. Allarga subito il gioco, ma recupera il pallone il Krasnodar, adesso a centrocampo con Umnikov. Bravo, Max. Una finta, poi ruba palla con il 10 Gianotti. Dai Tommy! Bravo, tentativo Tommy. In area di rigore, bravo, per bravo. Pascucci che viene fermato. Sale anche l'altissimo Cruezio per andare a colpire di testa in area di rigore. Va Pascucci proprio per Cruezio, colpisce di testa Mirzade, ma spedisce lato. Girati! E allora Danil la docca. Girati qua. Vieni Max, girati. Ok, buon lì in mezzo. Così. E li vedi tutti, bravo Max. Dai che presa, guarda Milan! Semenchenko controlla e scarica. Ancora Krasnodar. Bravo, con il buon break da parte di Umnikov. Muovila! Però ruba palla Novoselski solo per un attimo. Attenzione a Khabarov. Khabarov, area di rigore, la sterzata. Khabarov va col sinistro e Cruezio la tocca con un braccio. Calcio di rigore per il Krasnodar sul tiro di Khabarov. Umar. Mano di Cruezio,
Rivediamo Khabarov qui bravissimo nella sterzata, mette a sedere giudici. Qualche dubbio sul tocco, in ogni caso dal calcio di rigore va Golovatsky e trova il palo. Occasione persa per il capitano del Krasnodar e per il Krasnodar in generale. Palo colpito da Glovatsky. Novoselsky commette fallo, allora proprio Glovatsky che tocca centralmente per Semenchenko. Amirzadeh riconquista palla, sbaglia però allora Khabarov, prova ad arrivare sul tocco sbagliato di giudici dentro il pallone per Rizkov. Anzi era Sibirski, poi Kruezio, Amirzadeh, va lui, tocca per Gianotti. In mezzo al campo al recupero palla c'è Zakharov, sbaglia tutto, allora attenzione al Lugano, prova a farsi vedere in profondità con il fuorigioco però rilevato dall'assistente dell'arbitro. Questo è il calcio di rigore, il palo aveva comunque intuito Ferrari. Alzati Max, vieni Fede, vieni che è presa. Prova a far proseguire, attenzione perché si libera Khabarov, può andare in velocità, prova a fermarlo a Mirzadeh, lo fa in calcio d'angolo. Dalla bandierina il Krasnodar con il numero 15 Umnikov, tocco corto per Semenchenko, ancora verso Umnikov, dentro il pallone ma era fuori gioco da parte di Khabarov. Pazienza, le sopra Cordone, dai Graham, allunga muovila tranquillo, muovila, siamo dietro, muovila. Dai, giudici per Amirzadeh con qualche rischio sull'attacco di Sibirski. Muovila ancora, Kruezio. Muovila ancora. Ferrari. Pallone in avanti, ben controllato. Da Bernardi. Poi Pascucci cerca Gianotti che stava tornando dal fuorigioco, riesce comunque ad arrivare sul pallone Noah Gianotti. Muovila Noah, muovila! Con la suola adesso Gianotti cerca uno scarico per un compagno lì vicino, trova giudici ma il pallone è troppo pigro, allora attenzione perché può partire Khabarov. Ma arriva Novoselsky a recuperare il pallone. Soluzione a Max! Ancora Novoselsky. Muovila, Pascucci. Muovila, Tony! Muovila! Kruezio va da solo. Ancora Kruezio, potrebbe calciare da lì, si allarga sulla destra Glovatsky con un intervento, poi Novoselsky che calcia fuori però. Max, la prossima, controlla, stai su, stai su Cristian, dai Cristian è tua, Fede, è tua, ora calma. Giudici controlla il pallone, muovila ancora, muovila. Oh! Ancora giudici e qui c'è il fallo da parte di Kruezio che arriva in ritardo, sta mandando in porta un giocatore del Krasnodar. Stefano, vattene in porta. Caba. Смотри на меня, стой, не открывайся пока. Забери мяч. А куда бить надо? Ума, надо никуда бить, Ума. Надо пусть разыграть. Тут лежит, Юрец, пусть тут лежит. Allora, settimo minuto di gioco, sempre 0-0, calcio di rigore fallito da Glovatsky. Tocco verso Khabarov, ha intuito tutto Pascucci e poi Ferrari in rimessa laterale. Ума, ты почти не слышишь меня, не слышите, Ума. Ларионов. Allora il pallone, nemmeno Khabarov, e allora giudici
la rimessa laterale. Verso Pascucci, poi il nuovo Selski. Buon dribbling. Tocco per Pascucci. Sbaglia il tocco arretrato, allora ne approfitta il Krasnodar con Sibirski, che però si appoggia a Umnikov. Allora Giudici per la rimessa laterale. Nuovo Selski. Ora Giudici. Prova ad arrivare Umnikov. Dai Pascu, dai! Ancora! È presa Maxim, andiamo! Poi Semenchenko dietro per Treziakov. In profondità un buon pallone questa, attenzione allora al Krasnodar, palla centrale verso Sibirski, ha capito tutto Novoselski. Poi ancora un errore però del Lugano in disimpegno, allora può andare Khabarov largo a destra. Khabarov va a puntare Giudici, riesce a mettere al centro un ottimo pallone, ancora a chiudere il Lugano ma con difficoltà. Rimessa laterale. Prendiamo noi. Umnikov. Ancora un pallone dentro, Giudici allontana. Gianotti recupera, prova a servire Bernardi, ma c'è in anticipo Glovatsky. Metti ordine Milan. Poi Sibirski viene anticipato da Amirzade. Giudici per Cruezio che va da Ferrari, costretto al rinvio sull'attacco di Zakharov. Adesso ancora Larionov con un buon break su Gianotti. Larionov vede il movimento di Sibirski, recupera comunque il pallone. Zakharov. Anzi, è Semenchenko per Zakharov. Che cambia gioco dove c'è Khabarov. Uno contro uno. Riesce a passare Khabarov, palla dietro per Semenchenko che non riesce a concludere. Poi Larionov, adesso è dominio assoluto del Krasnodar. Pallone che passa, questa volta è facile per Ferrari. Cruezio. Giocala. Amirzade. Giudici. Gianotti. Ancora Giudici. Gian, attenzione a Gianotti che non si accorge dell'arrivo di un giocatore del Krasnodar. Davanti alla porta Umnikov sceglie il passaggio per Zakharov. Sbaglia l'idea, poteva anche provare a calciare da lì Umnikov, e allora altra potenziale chance per il Krasnodar. Il risultato invece resta sullo 0-0, un minuto e mezzo dal termine del primo tempo. Ancora un tentativo da parte del Krasnodar e arriva il gol del vantaggio meritato all'undicesimo con Semenchenko. 1-0 all'undicesimo, segna Ivan Semenchenko. Meritato il vantaggio per il Krasnodar che stava pressando tantissimo. Ancora un'occasione per i russi, questa volta si salva Ferrari. Poi Novoselski prova a portare su i suoi ma va a sbattere proprio con l'autore, contro l'autore del gol del vantaggio Semenchenko. Poi lo stende Novoselski. Allora calcio di punizione in favore del Krasnodar, ormai a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Altro pallone lungo per Khabarov, non può mai arrivarci il 17 dei Verdi. Cruezio con un dribbling rischiosissimo. Novoselski, ancora Cruezio, va a lanciare Bernardi. Aggancio così così, riesce a intervenire Umnikov, poi ancora Lugano, Novoselski, pallone largo per Giudici che ci arriva. Amirzade, Novoselski, Cruezio. Perde il pallone in Lugano, riconquista Krasnodar. Adesso il tentativo di Umnikov che prova col mancino, trova l'angolo. Dai, 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 dai.
Va, 2-1. Finisce il primo tempo 1-0 Krasnodar, all'undicesimo il gol di Semenchenko. Tutto pronto adesso per i secondi 12 minuti, sfida che vede avanti il Krasnodar. 1-0 grazie al gol di Semenchenko all'undicesimo minuto. Bel destro sul primo palo per un Krasnodar che ha meritato il vantaggio. Si riparte proprio con il Krasnodar che batte il primo, che tocca il primo pallone. Treziakov allarga per Larionov. Centralmente arriva Umnikov. Prova a salire Glovatsky, pallone per Zakharov. Una finta di Zakharov, ma ne intuisce le intenzioni Gianotti. Recupero palla allora da parte del Lugano, che ci prova ancora con Noa. Gianotti. Muovila! Amirzade, pallone difficile, alla fine calcia violentemente Umnikov. Milan deciso in quello che fa. Dall'enorme distanza. Muovila, Gioele, solo! E alza il pallone solo. Sopra la traversa. Ancora Umnikov al recupero del pallone. Evita il ritorno da parte di Mastro Matteo. No, andiamo più avanti. Larionov. Per Sibirski, prova ad andare in profondità, viene trattenuto, c'è il vantaggio, anzi no, viene fischiato il calcio di punizione in favore del Krasnodar. Ecco qui la trattenuta netta da parte di Locorotondo su Sibirski. Ancora Umnikov può provare la conclusione in due tempi, la parata di Denis Kriezi. Ora Pascucci. Hai visto che ha fatto Francesco? Ancora Kriezi con qualche difficoltà. Umnikov. Ancora Umnikov, area di rigore. C'è Khabarov che entra e Amirzade mettere fuori. Ancora un pericolo per la difesa del Lugano. Poi Garantola si impegna per tenere in campo questo pallone. Evita la rimessa dal fondo, è comunque rimessa laterale per il Krasnodar. Caba, presi, Caba! Caba! Altro pallone profondo, prova ad arrivarci Sibirski che va a commettere anche fallo però. Sasha, Zalinio Micia, Sania! Fermati, non correre, fermati, dai! Zalinio Micia, хорошо, Саш. Опа, и здесь, и здесь, и здесь, ближе! Giudici, dietro per Kriezi. Gianotti anticipa Glovatsky, pallone per Garantola, da lì potrebbe calciare, torna invece da Mastro Matteo, bravissimo Glovatsky a fermare tutto. Poi Larionov, Umnikov, colpisce anche l'arbitro. Gioele Salvatore va giù, punizione in favore del Lugano. Uma, Nise! Vieni, Fede! Op, Siba! Giudici. Ancora una volta temporeggia troppo nel tentativo di rilancio. Comunque Amirzade esce bene, supera Umnikov, cerca Garantola e lo serve, poi si lotta per questo possesso. Ancora Garantola. Amirzade allarga bene per Giudici, c'è Gianotti sulla sua verticale, lo serve adesso. Gianotti dietro per Locorotondo. Giudici che deve ricorrere. Kriezi sull'attacco di Zakharov, non si fida Giudici, allora serve proprio il portiere che poi torna proprio dal numero 7. Amirzade, sale lui. Salvatore, Gianotti, subito il tocco per Mastro Matteo.
Ancora Gianotti, la mette al centro, Garanto l'ha anticipato da Larionov. Ce l'ha vicino! Ancora Loco Rotondo, attaccato da Khabarov. Igrai! Muovila ancora! Molto muovi. Bravo qui, Zaka, il numero Zaka, due, Zaka, Zaka, da Giudici, poi ancora Gianotti, sta per entrare in campo anche Kevin Cucco. Lotta Mastro Matteo, alla fine Glowacki ha la meglio. Anzi no, il fallo è proprio di Glowacki. Palla di Salvadore dentro l'area, non ci arriva Mizzade, Loco Rotondo sul pallone in uscita. Va da Giudici che deve rincorrere, attaccato ancora Giudici, si affida a Piezza. Ancora verso Giudici, pallone un po' scomodo, riesce comunque ad arrivarci il numero 7 che torna ancora da Denis Criezzi. Bratteria, Uma! Ce l'hai qua, muovila, solo! Altro pallone in profondità. Change! Oh, cambio! Federico, vieni! Esce Giudici, entra Kevin Cucco. Sì, vai, di sleva! Vagna, centrale, vai! C'è, dai, grai, Vagna, dai, grai, ti posti epizoda, posti epizoda! Vagna, usa in azar! Vieni, spirito! Ora Krasnodar adesso con Sibirski che apre benissimo il gioco dall'altra parte dove prova ad andare il numero 26 Rizkov, ancora Rizkov rientra, tiene il possesso anche se viene allontanato dall'area di rigore, però fa tutto da solo Rizkov, alla fine viene lanciato Garantola. Poi l'errore da parte di Glowacki che controlla male, allora dà una chance a Lugano con Gianotti. Verso Garantola, anticipato da Treziakov. Armizzade, il fuorigioco di Garantola sul tocco di Mastro Matteo. Mettiamoci a posto, dai, tranquillo. Arriva il fischio dell'arbitro. Use! La tocca in avanti, il controllo da parte di Rizkov. Rizkov, area di rigore, arretrato il tentativo, poi col sinistro. Sbagliato da parte di Semenchenko. Ricomincia allora il Lugano in fretta dalla parte opposta con la bella cavalcata da parte di Loco Rotondo, viene fermato però centralmente Salvadore, largo Gianotti, detta il passaggio e riceve uno contro uno di Gianotti con Glowacki. Vuole il fondo, vuole il cross che arriva, si alza però la docca che è altissimo già, che va a prendere e recuperare il pallone che poi cerca di servire verso Rizkov. Amirzade con un'acrobazia, poi Salvadore sbaglia tutto, ne approfitta proprio Rizkov. Semenchenko l'autore del gol del vantaggio. Umnikov, si apre Sibirski, ancora Umnikov, sbaglia totalmente la direzione del passaggio, però recupera il pallone. A servire Khabarov. Se ne va Khabarov. Pallone dentro, mette fuori Amirzade, poi ancora un tentativo. Sempre Amirzade a portare fuori il pallone per i suoi. Poi Garantola, cerca ancora Amirzade. Questa è una buona azione del Lugano. Amirzade, ancora lui, potrebbe calciare, poi serve Gianotti, area di rigore. Gianotti! Glowacki con una grande chiusura. Adesso con un grande numero se ne va Sibirski sul lato sinistro del campo, supera Cucco, Sibirski dentro per Rizkov e qui va Giulic di alzarsi, però l'arbitro Sibirski lotta ancora e commette fallo lui.
Dai, cavi che nostra, prendila! Rivediamo. Questo calcio di rigore. Tutta la vita è stato il piede di Rizkov, che nel frattempo è uscito per far posto al numero 30, Avagumian. Riconquista, palla solo per un attimo il Krasnodar, poi a Mirzade. Bravo Pascu! Era decisamente più calcio rigore questo che non è stato concesso rispetto a quello che invece è stato concesso nel primo tempo. Gianotti cerca sul secondo palo il movimento di Garantola, poi Semenchenko fa proseguire dove però Kabarov non può arrivare e allora Mirzade allarga per Noah Gianotti. Centralmente ottimo il movimento di Gioele Salvadore che però non se la sente di calciare, allora Garantola poi va a mettere giù Kabarov. Arriva il fischio dell'arbitro a 1:45 dal termine della partita. 1-0, resiste il gol di Semenchenko all'11esimo. Entrano Chernyshev e Yatsenko. Esce l'autore del gol, Ivan Semenchenko. Sibirski, ancora lui con un fallo però. Kaba, vedi tu da Kaba, vedi. Kaba, Kaba. Chernyshev per Umnikov. Poi Yatsenko, ancora Umnikov. Bella azione Umnikov, attenzione Sibirski e il gol del 2-0 arriva al 12esimo del secondo tempo, il secondo gol in questo torneo per Aleksandr Sibirski. 2-0 Krasnodar. Bellissima azione con Umnikov che ha servito Sibirski, da lì non ha sbagliato il numero 21 che ha segnato proprio allo scadere dell'ultima partita contro il Malaga. E adesso Krasnodar che si candida davvero per essere l'anti-Roma di questo torneo, andrebbe a 6 punti in questo momento. Tanto esce proprio Sibirski, entra con il numero 26 Ivan Rizkov. Finisce qui, Krasnodar batte Lugano 2-0, il gol all'11esimo di Semenchenko, al 12esimo del secondo tempo da parte di Sibirski.